Sono estremamente contento di come sono andati i tutorial della H64D Apache. In particolare mi ha fatto veramente piacere vedere come con i vostri mi piaci mi state dicendo che l'argomento Apache vi interessa particolarmente e vi interessano i miei tutorial. Per questo vi invito a lasciare ancora tanti mi piace e a commentare sempre i video che faccio in modo che io possa sapere se l'argomento è di tuo interesse e posso farne degli altri. Oggi continueremo con l'inserimento dei waypoint all'interno del Tactical Situation Display, altrimenti detto TSD. Partendo cioè dai punti che avevo fatto nel precedente tutorial, andremo a fare un vero e proprio piano di volo. Quello che vedete è quindi il secondo tutorial riguardo appunto al Tactical Situation Display. Mi raccomando, vai a vedere anche la prima parte in modo da avere tutto il tutorial completo con questa che è la seconda parte. Ma come sempre, prima di iniziare, sigla! Buongiorno o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video e benvenuto in un nuovo tutorial Lorair. Oggi finiremo la seconda parte dedicata al Tactical Situation Display. Nella prima parte avevamo visto come inserire in questo display tutti i punti a noi congeniali, a noi utili per inquadrare la situazione tattica dell'intera area di operazione. In questa seconda parte vedremo invece la formazione di un vero e proprio flight plan per dire prima vado in quel punto, poi in un altro e poi casomai ritorno. Ricordati che se vuoi vedere altri tutorial sulla Apache, beh, ti basta lasciare un mi piace e commentare i video che faccio appunto al riguardo. Ricordati sempre che i tutorial sono uno spunto di partenza e che vanno adattati alle tue esigenze. Servono appunto per avere un'idea di quello che si può fare e poi ovviamente vanno adattati a quello che stai facendo, a quello che ti interessa fare. Quindi parti da questi tutorial appunto per capire quello che è il Tactical Situation Display presente sulla H64D. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanella. Valuta la possibilità di abbonarti al canale per sostenere il mio progetto e per vedere il tuo nome alla fine di ogni video, così come hanno fatto altri. Ti ricordo poi che sono presente su moltissimi social, tra cui Twitch, Discord, Telegram e anche Instagram. Bene, adesso bando alle ciance e andiamo a vedere l'ultima parte del tutorial sul Tactical Situation Display TSD. Andiamo! E bentornati a bordo della H64D. Oggi vedremo come avviene la programmazione di un vero e proprio piano di volo. Dopo che ho inserito tutti i miei punti rotta, abbiamo visto come fare nella puntata precedente, vado a crearmi il piano di volo. Clicco su RTA, che vorrebbe dire route. Vado a fare di nuovo ADD. Vado a selezionare il punto col mio cursore. Ci vado sopra e cambio la visualizzazione, di nuovo Enter col tasto di prima e lo metto qui al posto di End. Questo è il mio primo punto rotta. Mi sposto, di nuovo Route, di nuovo ADD, di nuovo il cursore sul punto 2, Enter e ancora in fondo. Creato il punto rotta numero 2. A questo punto il punto di ritorno alla base lo si fa sempre uscendo dal route, andando su pan e tornando indietro, oppure direttamente con freeze.
ma vedo che è ancora fuori, quindi di nuovo il pan attivato. Col freeze sono ritornato nel punto dove mi trovo, di nuovo root, vedi che sono ancora inserite quelle vecchie, vado su add, sono col cursore, anzi vado col cursore nel mio punto di landing, schiaccio enter e poi di nuovo l'ultimo ed ecco qui il mio piano di volo. Uscendo da questo tipo di visualizzazione vedrò appunto che il punto C51, che è il punto questo qua, si trova a 14,8 km. Se io vado con il tasto I a vedere di nuovo il mio sistema IDAS e vado a guardare intorno a me, vedrò che il punto C51 si trova a 14,8 km da me. Diciamo che adesso io voglio seguire un punto rotta particolare, voglio andare direttamente sul punto di attacco. Come faccio ad andarci? Vado su root, dir, vado sul mio cursore, clicco sul punto di attacco ed ecco qua che la mia direzione è subito quella dove dovrò andare. Abbiamo ancora una volta la distanza e quando saremo in volo anche il tempo di arrivo. Andiamo a vedere il sistema IDAS davanti a noi ed ecco là che vediamo dove si trova il punto rotta inserito di attacco. Te lo mette come punto C52 perché questa è la partizione del punto 52. Bene, adesso torniamo in studio per alcune considerazioni finali. Bene, bentornati in studio. Io credo che questo tutorial sia molto importante per inquadrare le possibilità e le potenzialità della H64 di Apache. Ti invito ancora una volta, se l'argomento ti interessa, a dirmelo qui nei commenti e a lasciare sempre un mi piace. In questo modo capisco che quello che sto facendo ti interessa e mi spingi a fare altri video, altri tutorial direttamente su questo argomento. Bene. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un mi piace, iscriviti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ricordati che è possibile supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione e che puoi anche abbonarti al canale in modo da vedere il tuo nome alla fine di ogni video. Ti ricordo poi anche di iscriverti ai miei numerosi social per rimanere sempre in contatto con me, che sono ovviamente Telegram, Twitch, dove faccio praticamente quasi ogni giorno delle dirette, Discord per volare con me, Facebook per notizie e curiosità, infine anche Instagram per qualche foto e per alcune notizie anche lì. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Lyre. Ciao, alla prossima!